conclusione dell'evento del Forum Ambrosetti di questa mattina a Budapest incontriamo Valerio De Molli, Managing Partner dell'European House Ambrosetti. Dottor De Molli, per la seconda volta The European House Ambrosetti organizza un evento a Budapest. Per quale motivo avete privilegiato l'Ungheria? Ma l'Ungheria riceve investimenti importanti italiani ed è tra i paesi del blocco di quello che noi abbiamo chiamato New European Country, quindi quelli dell'ultimo accesso all'Europa, all'UE 27, è quello che ha gli investimenti diretti esteri più alti in rapporto al PIL. Quindi ci sta a cuore andare a fondo, valutare attentamente la realtà ungherese e le opportunità che Budapest può offrire agli investitori internazionali e non meno a supportare i governi ungheresi, ne abbiamo già visti quattro diversi negli ultimi 4 anni, a ragionare insieme in chiave europea. Non dimentichiamoci che nel nostro advisory board abbiamo Peter Majesty, che è stato primo ministro di questo paese vari anni fa, ed è stato anche poi ambassador at large dell'ultimo governo ungherese, quindi abbiamo anche una presenza interna molto importante di un esponente molto alto della politica di questo paese, anche se oggi non è più un politico attivo. Quindi pensate di far diventare questi eventi a Budapest una consuetudine? Sì, vorremmo posizionare qui quello che è stato ed è la Cernobbio per l'economia italiana ed europea, e quindi un momento di incontro importante che noi stiamo programmando di fare ogni 18 mesi con regolarità. È già la seconda edizione, come lei ha ricordato. Torneremo qui di nuovo a fine 2011 per una terza edizione e per rivedere i progressi o i regressi che questo paese può aver fatto sul piano della crescita e della competitività. E a questo proposito, durante il suo intervento poco fa, ha mostrato i risultati di una ricerca riguardante l'euro, ovviamente, e ha detto, come altri interlocutori questa mattina, che l'ingresso all'euro non è tanto una scelta quanto più una strada obbligatoria. Sì, aderendo al progetto europeo i paesi sottoscrivono un accordo che li obbliga ad aderire all'euro. Quello che non è definito è il quando, ma non il se. Quindi questa non si presenta come un'alternativa, come qualcuno invece pone, ma come una strada obbligata, pena l'uscita dall'Europa, dall'Unione Europea. Questa è come prima considerazione. La seconda riflessione che facciamo è che se guardiamo i dati del nostro rapporto che mettono a confronto la competitività relativa tra Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca, vediamo come di questi quattro paesi, i due, Slovenia e Slovacchia, che hanno adottato l'euro, sono quelli che stanno andando a velocità doppia negli ultimi 5 anni rispetto ai due che non l'hanno adottata. Velocità su quali tipi di indicatori? Sul portafoglio di indicatori che noi abbiamo preso per misurare la competitività, che sono 6 macro aree e 25 KPI, Key Performance Indicator, che abbiamo preso per misurare il grado di velocità di crescita competitiva di questi paesi. Quindi ci sono anche abbondanti evidenze che adottare l'euro fa anche molto bene al proprio tessuto economico, alla propria occupazione, al proprio tessuto sociale. Secondo quanto rilevato dalla vostra ricerca, l'Ungheria vuole anche l'euro. Sì, per Ungheria intendiamo i business leaders ungheresi, sì, gli operatori, gli investitori, il sistema bancario, chi fa business, chi fa industria, vede nell'euro un'opportunità importante anche di semplificazione e di riduzione del rischio. Ci diceva, c'era l'amministratore delegato di Suzuki Europe e lui diceva candidamente: guarda che noi facciamo, anche se siamo una società di diritto ungherese, facciamo i bilanci in euro, con l'unica eccezione della voce di costo, relativa ai salari dei dipendenti, per ovvie ragioni, tutto il resto è già oggi convertito in euro come se esistesse solo quello. Molto bene, noi la ringraziamo e ci rivediamo quindi nel 2011. Buona giornata. Al più tardi, grazie e buona giornata a voi.